alzi la mano a chi mancava la compagnia della montagna. Ho appena fatto una figura di M epocale, ma poco male, perché sono abituata. Allora, sto guardando da prima che iniziassi a registrare. Mi stavano guardando ancora da prima. Ok, buonasera gente, ben arrivati, bentornati da queste parti. Siamo di nuovo in montagna a Lumezzane da Luca, il nostro super host, quello che ci fa stare sempre bene. Siamo qui insieme alla compagnia della montagna, ai miei cugini preferiti, ai miei umani preferiti. Guardate la vista da qua, wow, stupenda. Poi vabbè, c'è da dire che c'è un clima veramente perfetto. In città abbiamo avuto 40 gradi oggi, mentre qua su fa quasi fresco, e non ho portato ovviamente una felpa perché ho detto ma sì, siamo in estate e quindi mi toccherà prendere freddo, ma ne approfitto per recuperare un po' le forze, perché a me il caldo mette a dura prova. Sono in corso già i preparativi, ma prima vi faccio vedere la casa, perché penso di non avervela fatta vedere mai bene bene. Allora partiamo da qui, dalla vista. La vista è stupenda, cioè si vede Lumezzane da qui sopra. Il primo è il vostro preferito, Maxim. Ciao. Ciao. Vabbè, torniamo alla casa. Allora, la casa, vabbè, wow, qua c'è un cespuglio di rosmarino enorme. La casa è bellissima, tutta in legno. Dentro ci sono già Olivia, Victoria e Simone che stanno preparando l'aperitivo. Ho dato una mano anch'io, ho preparato le basi per le pizze e delle tartine. Qua invece, ragazzi, hanno già acceso il fuoco per la grigliata di verdure, per me ovviamente, e per le pizze. C'è già falla finita la tavolata. Max, impossibile. No, se soffio da là verso di qua, cosa devi fare? Perché ti dà fastidio che c'è sporco? Faccio io con la scopa. C'è già la tavolata pronta. Qua c'è il bosco e l'atmosfera è perfetta. Luca si sta per incazzare, ma è un classico da queste parti e non ha tutti i torti, ha ragione ad incazzarsi. Quando si incazza Luca ha sempre ragione. Comunque, buonasera a tutti. E questo sarà tutto quello che vi farò vedere, perché probabilmente tra poco sarò completamente... No, non mi ubriacherò, perché in realtà ho deciso che non voglio più bere. Mi voglio godere questa serata e se c'era qualcosa degno di condividere con voi, ve lo farò vedere. Ma per ora, a tra poco, ciao, saluta. Wow. Questo è tutto per te. Quel formaggio lì sembra buonissimo. Mangialo prima che se lo finisca tutto lui. Buono, eh? Sì. Raga, sono troppo una dilettante. Stavo, pensavo di filmare, ma non stavo filmando, quindi devo prendere un'altra fetta di formaggio. Vai, prendila. Stavo mangiando quel... buoni. Ma... oh, ancora! Caciocavallo? Caciocavallo stagionato. Buonissimo. È il momento giusto per darsi ai formaggi e piazzarsi davanti al fuoco. Piuttosto che niente, mi è piuttosto. Piuttosto che niente, mi è piuttosto. Ma è online, è in diretta.
Vabbè, comunque la puoi censurare. Ti censurerò. Sono quasi provolo. Ma penso che vabbè. Guarda l'altro camino lì. Devo farlo un camino. No, vai tra. Non si accende di qualcosa qua, vero? A parte gli animi. La seconda cosa degna di nota dopo la natura è il cibo. Chi c'entra qualcosa con il sparare foglie, accendere il fuoco? Metti Highway to Hell. Brava! Highway to Hell. Lo metto io. To Hell. Allora, abbiamo l'hummus, cipolle, formaggi, patatine. Spegni un attimo. Vabbè, non posso più parlare perché c'è troppa musica. Cerchiamo di non mettere altro musiche, hummus, così possiamo olive, parlare. Olive. Tartine, qui. Queste le ho fatte io. Dovresti fare gli ASMR. Yay. Sì. Quella faccia da secondo me sono basta che non dite cose sporche. Cose sporche. Guarda anche la mia. Dai. Non mangiate poi. Maxim. Poni la bottiglia di mazzo. Metti la I padroni della casa ci hanno messo solo un'ora a preparare questo bellissimo brunch. Solo? Solo? Non mi, il problema è che non mi sto lamentando. Ma è il problema? Sono veramente grata. È il tuo? Wow. Il tuo amore? Ti ho dato un po' dal mio. Buona colazione a tutti. Comunque prima sono andata giù nella valle, ho trovato una valle delle farfalle e dopo vi ci porto, vi faccio vedere la meraviglia di questo posto qui. Sto facendo una super colazione con hummus, fette biscottate e uova strapazzate. Tra l'altro le fette biscottate ve le volevo far vedere perché sono buonissime, sono integrali, croccantissime, fragrantissime e il sapore è buonissimo, e sono queste qua che ho trovato in un negozio della provincia di Brescia che sono veramente ottime. Poi ho preso altre due cosine che adesso mangeremo tutti insieme. Ho preso i bignè al cioccolato e sono prodotte anche queste in provincia di Brescia. Yum! Io ne ho mangiato uno ieri sera ed era buonissimo. Anche quelli alla crema, perché le fanno, era super super buono. E poi questa torta paradiso oasi senza glutine Valtrompia. Questa è la torta più buona che abbia mai mangiato senza glutine, è proprio spettacolare, si scioglie in bocca. Adesso la farò assaggiare anche ai miei cugini e vediamo cosa dicono. Com'è? Non è tanto buono. No. No? Non è tanto buono, quindi lo mangi tu. Tengo d'occhio. Adesso Luca mi farà la recensione della torta perché lui mi dà soddisfazione. Tanto lo stiamo dando insalato. L'insalato. Buonissimo. Insalato! Buonissimo. È molto soffice e delicata. Buona. Buona, vero? Il pan di Spagna è top. È morbidissimo. Buonissimo. Wow. Questa sarà la tua torta del tuo matrimonio. Sono in versione appicoltrice perché sono alla ricerca di guai. Adesso sto scendendo giù verso le casette delle api per raccogliere il miele insieme a Luca. Pensavo il giallo mi stesse male, ma in realtà niente male. In realtà sta molto molto bene. Che eleganza queste tute.
ti aspetto qua. Qua. Giù un pezzo. Ti seguo giù? Ah vabbè, ma Simo, ma stai così, cioè se devi anche non fare senza di mettere i pantaloni lunghi, allora se non vuoi venire giù. Simone ci aspetterà qua sotto per scacciare via le api, quelle che in teoria ci seguiranno. Penso io. Ah, eccola lì, sotto qua. Sì. Lo devo già accendere? No, no, aspetta, questi alla fine. Quando vedi che... Devi arrivare fino qua, Simo, se vuoi fino qua, tranquillo che non ti seguo. Ok. L'idea è quella che praticamente una volta che si toglie il miele bisogna evitare che ci inseguano e che scoprano dove stiamo portando il miele. Per evitare che ci pungano. Anzi, cos'è che avevi detto? Per evitare di avere l'esercito sopra? Quale? L'ultima? Quella ha raccolto qualcosa. Wow. Questa è sciamata proprio della fioritura. Se vuoi puoi venire anche qua. È che mi stanno un attimo attaccando. Queste qua sono buone, queste hanno il miele. Quelle lì hanno poche miele, sono più un po' più arrabbiate. Ecco. Qua puoi avvicinarti volendo finché non ti rompo di quella lì. Accendo? Sì, tutto il giorno. Oh, hello? È tutto miele questo? Quello dentro le celle è miele. Wow. Ora sembrerebbe castagna, adesso lo assaggiamo. Wow. Dai, ma che bello. Simo, dammi la mano. Ti ho tirato quello del filo. Quello da solo? Sì, adesso. Vediamo leggermente. Guarda il miele. Fai vedere? Vedi che si illumina? Wow. Adesso in teoria bisognerebbe prenderlo e metterlo in una smilatura. È un bidone sopra un motore. E lo accendi, all'interno c'è un cestello, metti tutti i telaini all'interno del cestello e la forza centrifuga fa andare il miele sulle pareti del contenitore e poi cola all'interno sopra il rubinetto. Anche dall'altro lato è tutto pieno. E pensa che così non è pieno. Pieno quando trabocca. Trabocca e inizia. Quanta fatica abbiamo fatto. Questo qua è ancora pieno di cera, eh.
teoria bisognerebbe farlo decantare. Buonissimo. Per far venire la cera verso l'alto. Baby, posso provarlo? No? Posso guardarlo così, è molto più. Tocca qua, tocca lì e leccati il dito, fidati. Sì, sì, via. Prendilo se vuoi, Michi. Wow. Riesci a distinguere che tipo di miele è, Simo? Faccia. Dici? Mille fiori. Assaggiamo. No, mi sa che è castagno. Vediamo subito. È amarognolo. È castagno. Unicamente castagno. Castagno, quindi. Sì. Non si sente neanche la nota dolce degli altri fiori, è proprio castagno vostro. Yum. Lo lasci lì a colare un po'. No, adesso è per assaggiarlo noi assieme, ma in teoria no, non bisognerebbe fare neanche così, è così lo sto distruggendo. Ma perché l'hai fatto? Per far colare un po' di miele. Dopo lì lo ricostruiscono, allora sì, lo rimetto dentro e lo ricostruiranno uguale così. E non si vedrà proprio neanche la differenza? Sì, si vede un attimino, ma se ci fai caso. Che barbaro. Posso assaggiare anch'io? Un gordone? Sì. Sono veramente degli ingordoni. È molto liquido. Dici che deve proprio evaporare? No, no, lo prendi, lo metti in una stanza. Oddio, è liquidissimo. Metti giù uno strumento, rimane solo la... con lo strumento lo guardi. A destra c'hai il grado di cominciare di sotto del 18. Quando arriva più o meno intorno al 18 è pronto. Sarà già sul. A me piacciono quelli densi, densi. Sì, questo qua si addensa. Luca, adesso. Ti posso dire una cosa? Il tuo miele è l'unico che riesco a mangiare. Sono contento. Quello del supermercato mi fa venire acidità perché è allungato con schifezza. Questo invece è tutto naturale. Un po' marognolo. Buonissimo. Io preferisco questo qua. Amaro. A quello troppo dolce. Ottimo lavoro. Sta per concludersi il weekend. Lo facciamo ovviamente con un'ultima cenettina. Cose semplici. Verdure alla griglia, hummus, formaggi, insalate, ed è tutto per questo weekend. È sempre bellissimo passare del tempo qui da Luca, è super rilassante, è un posto veramente spettacolare e io sono sempre più convinta di amare la campagna, la montagna, la vita lontana dal caos della città. E non so a cosa porterà tutto ciò, ma sono quasi certa che arriverà un momento in cui scapperò via dalla città e mi prenderò un posto da qualche parte, lontano da tutto e da tutti, perlomeno lontano dalla frenesia e da tutti i rumori, da tutto il movimento della città, perché a me piace fare, nel senso che mi piace essere attiva, fare tante cose, ma posso farlo decisamente meglio in un posto dove magari lavoro tutto il giorno davanti al computer, tiro sugli occhi e vedo una montagna come ho fatto oggi, oppure natura, verde, qualsiasi altra cosa che non sia un muro di un edificio, perché quello mi mette davvero parecchia tristezza e non sono una di quelle persone che sta in città per tutti i servizi che offre la città. Probabilmente sentirei il passaggio, la mancanza di alcune cose, però mi adatterei molto facilmente, ne sono certa. E non sono una di quelle persone che dice sto in città perché voglio avere il ristorante sotto casa. Non mi importa niente del ristorante sotto casa. A me importa di uscire, mettere le scarpe da ginnastica, fare due passi ed essere immersa nel verde, correre in mezzo alle campagne. Questo
interessa a me. Prendere magari le scarpette da hiking e andare a fare una camminata in montagna. Questo tipo di vita voglio manifestare per me. Posso solo chiedervi un'ultima cosa in chiusura? Che sarebbe quella di farmi sapere che cosa preferite voi. Siete più gente da città o gente da campagna? Perché sono delle idee che vanno bene tutte e due le cose. L'importante è fare quella più affine a quello che chiede la nostra anima. E con questo io vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video. Ma fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!